Ma partiamo con critica. Ah, tra l'altro. Sì. Contro questa cosa. Ero talmente eufolico dopo. Ero talmente finito dopo aver battuto Zennas. Che ho mollato il gioco per un po'. Sono andato a leggere qualcosa senza neanche scusare, senza neanche salvare. La corrente. Ok, ti ho perso per un po', mi sono perso un po' di quello che hai detto. Ho detto che, per un, che dopo un po' è mancata la corrente. Ah, ma... E quindi hai dovuto ribattere. Sì. Minchia che sfiga. Allora, io qua controllo un attimo se tutto funziona, funziona, funziona. Ok, adesso sto... finendo i limiti praticamente. C'è un altro troppo facile, c'è un troppo facile invece. Che si è detto? Quindi adesso sto facendo i limiti. Ah, ok, i limiti ci metti 2 secondi a farli. Sì, sì. Il trofeo è abbastanza facile. Allora, mi manca Aladdin. Chi altro mi manca? Elisir, ok. Allora, stazione. Quelli che sono nei mondi. Bestia, Auron, Mulan, Jack, Simba, Tron, Fatti. Mi manca Aladdin e l'altro... Allora, Jack, Aladdin. Quelli con paperino e Pippo li hai fatti? Empia Stella, Defender, Stella, Rage. Oh, ma perché ogni volta... Perché ogni volta il paperino deve avere Flare Force su un'arma? Perché voglio... Vediamo io cosa c'ho. Magic Lock On. Me. Però parte con Fantasia, Paperino. Pippo, hai per fine, ok. Ah, ecco chi è. Jack Sparrow che mi manca. Ci sono arrivato. Beh, niente di strabiliante. Magnet, bello. Glide, ok, questa roba interessante. Ah, sei partito direttamente da Winnie the Pooh. Parto sempre da Winnie the Pooh, penso che sia obbligatorio farlo. Allora, poi... Sì? Eh sì, perché ti dà screen che... gratis. Ah, sì, sì. Mi sa che oggi parto da Roxas. Così parti dal dove parte la storia, insomma. Sì, anche perché voglio avere un assaggio di quello che sarà la mod. La mod e la randomizer. Ah, comunque che bello che non ci sono più i pirati del cavolo nel mondo dei pirati dei Caraibi. Che cosa bella.
Ma comunque prima di fare Xenas, cosa hai fatto? Non ha limite c'è il sparo. Come? Non c'è il limite con il sparo, scusa. Devi attivarlo magari. Abbassare un po' il volume di gioco. Ok. Allora. È nelle abilità di Jack, giusto? Sì, sì. Allora. Oh, che palle. Ok, non avevo proprio niente equipaggiato, Jack Sparrow. Ah, sai perché? Perché c'è un punto del gioco in cui gliele toglie le abilità e devi rimettergliele, anche con Auron. Oh, Jack vuole prendersi tutti gli oggetti. Ha tre draw come abilità. Oh, è un pirata, normale. Che figata! Comunque uno dei più forti è quello di Jack. L'altro Jack, non Jack Sparrow. Perché vado così lento? Che succede all'emulatore? Che palle. Evviva, fatto. È un altro trofeo andato. Tu la PlayStation App lo stai fatta. PlayStation? App. La PlayStation App no. Ti conviene per controllarti le cose anche a distanza? No, altrimenti non sono interessato. Scusa, ma la randomizer dei nemici me l'ha fatta? Non penso che questo possa essere randomizzato. Forse hai ragione. Mi sembra che c'è scritto cosa può essere e non essere randomizzato. E non ho controllato. Ah, attacca, attacca. Che ti cai? No use. What is this thing? Adesso l'hanno aggiornato, tra l'altro, la PlayStation. È stata per la PlayStation 5, per avere anche la PlayStation 5. Ah, ecco, è cambiato. Sempre nessuno si tratta. Forse deve cambiarli con una della stessa categoria, nel senso non può cambiarti un Atlas con nessuno. Beh, oddio, non è detto, eh. Infatti ho detto forse. Comunque, battendo l'Ingering Wheel dovrei ottenere 4 trofei. Quanti te ne mancano dopo che batti il lingering? Ne mancano 1, 2, 3. Ah no, quello di lingering, quindi 2. 3, 4, 5, 6. Sei trofei mi mancano dopo il lingering wheel. Perché battendo l'Ingering Wheel mi ha dato 4 trofei, perché mi completa selezione delle relazioni del grillario,
sezione missioni e sezione personaggi. Ah beh, giustamente, sì. Ah, bastardo, non mi ha dato i manni. Contando ovviamente di completare le coppe con i punteggi che richiedono. Quello è un tuo di palla. Comunque penso che magari dopo aver finito il platino di tutti posso riprovare quello di Chain of Memories. Magari guardo le cose, le guide per i mini giochi di Winnie the Pooh. Tra l'altro Chain of Memories ti prenderò un botto per tutte le carte. Vabbè, non mi mancano tantissime carte in realtà, mi mancano un po' di carte nemici, mi mancano 3-4 carte Keyblade diverse e basta. Sono tipo l'80% delle carte. Curriculum hai preso tutte, vero? Curriculum non puoi non prenderle tutte. Infatti. Che altro volevo dire? Poi un altro che sarà molto ostico da fare sarà quello del di Birthday Sleep, ma questo te l'avevo già detto. Voglio provare, sai cosa adesso? Sto provando a fare un paio di missioni della Gammy. Che volete da Luigi? Cosa volete? Vuoi una penna, cioè? Io ti spezzo le reni! Ho appena notato una cosa. Nel momento in cui la prepari, nel momento in cui stai preparando la Gammy per è nell'hangar che è pronta a partire. Si vede Sora. Sì. Sì. Ma questa è una cosa interessantissima. Tipo Sora in uno schermo. Che volevo dire? Mi sono dimenticato, vabbè. Dai, su, veloci. Ok, mi sa che come si dice, i nemici randomizzati sono per tipo, nel senso, adesso devo trovarmi altri tre simili, altri tre Dusk, e mi sono ritrovato i Gambler di nuovo, quindi mi sa che cambiano per tipo. Quindi posso già immaginare cosa mi ritroverò negli scontri futuri. Per fortuna la maggior parte di questi iniziali almeno sono... di questi bloccati sono comunque... come si dice... sono comunque... skippabili. Sì. I problemi saranno quelli non skippabili, tipo quelli di Ade. Lo so, ricordo quando l'ho detto. Adesso voglio vedere se lo dirò anch'io quando ci arriverò a farlo nella in critica. Lui non era randomizzato, vero? No, ok. E quello tuo Lectorn, quello di Roxas. Ah, no. Era Axel che era randomizzato. A parte quando hai sbagliato di vedere il feed. Perché lagga così tanto, Dio santo? Uff.
Dopo appena trovo un altro salvataggio mi sa che provo a sistemarlo. No, porco zio, no. Ma che cazzo, ma l'ho premuto triangolo. Ma questa è una scammata. Boh, vabbè. Denuncia, denuncia tutti. Denunzia, querela. Esatto. Hai visto che oggi è in... non so parlare. E in manutenzione Dark Road. No, ho preso neanche le gemme giornaliere. Cioè le gemme che c'erano di bonus. Ah vabbè, quanto le rimangono tutta la settimana. Vero, vero. Ok, magia. Ah, che bello, non mi serve un cazzo magia. Perché? Perché sono con Roxas adesso. No, lo tenderò, non mi fa nessuno. E vabbè, ma ti servirà comunque più avanti. È tornato Dark Road, eh? È tornato? Sì. Sono stati puntuali. Visto anche le missioni nuove. Edizioni? Missioni. Ah, missioni. No, adesso le sto guardando. Comunque io un giorno un giorno vorrei giocare non tutti ma quasi tutti i Kingdom Hearts contemporaneamente, solo che non è possibile purtroppo, mi sa. Cioè? Nel senso, sai che c'ho l'emulatore, sì. Ah, quindi tutti i giochi pazzo. Sai qual è il problema? È che non posso non posso comandare più di un gioco contemporaneamente, mi sa. Io pensavo che con un joypad potevo controllarli tutti insieme, invece mi sa di no. No, il fest di cosa? Di Agrabah è arrivato. L'evento di Agrabah. Cioè. Ah sì sì. Adesso sono in facendo il trade. Ma hanno tolto le cose giornaliere. Giornaliero, bastardi. Perché a quanto pare c'era qualche problema con quelli. Ma avevano qualche problema con il loro giornaliero e l'hanno tolto. Hanno detto che appena risolto il problema sarà rimesso. Ah, io spero che
che aggiungono carte nuove, perché a beccarmi sempre le stesse è una rottura di palle. O che mi becco i shop points. Ho trovato Zexion. Che bello, ho trovato Zexion. Cos'è che fa, no, Zexion? Quello del giornaliero gratuito. Dici quello del giornaliero? Sì, quello del giornaliero gratuito. Spero che le aggiornino, che aggiungano qualcosa di nuovo. Ne dubito fortemente, perché comunque sono carte base, capito? Perché appunto è gratis. Oh, che bello, c'ho Zexion, evviva. Io chiedo un'organizzazione, guarda. Sono sicuro di avere qualcuno dell'organizzazione, però non mi ricordo chi. Facciamo l'esame del DNA, però... Oh, brutto figlio di puttana. Tu sei qualcuno solo perché sei insieme a me, capito, Heiner? Abbassa la cresta, brutta merda. Oh, non so da dove mi sia uscita tutta sta rabbia, sinceramente. Anche perché volendo potrebbe farmi il culo Heiner, se solo volesse, col suo calcio volante. Esatto. Quindi meglio no, sottostare a lui, ma soprattutto sottostare a Pence. A Oletti invece no, perché è una donna, ovviamente. No dai, non mi dissocio. Ok, vediamo un po' Zexion cosa puoi fare di buono. Aia, stronzo. And the winner is Roxas. Yeah. I ticket in Dark Road le stai conservando? Non ne ho preso manco uno. Non ci sto più giocando Dark Road. Purtroppo non c'ho tempo di metterlo. Dovrei metterlo la notte, però mi dimentico ogni volta. Anche mentre stai facendo qualsiasi altra cosa, scusa. Tu potresti usare tanto il 24 ore su 24. Comunque l'evento è difficile, perché ci sono quelli livello 60, quello delle chiavi, capito? Quindi è difficile. Allora, domani faccio le missioni del Colosseo in modo da finire quella parte, per arrivare al punteggio. E una volta battuto l'Ingrid Will, che sia praticamente che mi dia tutti i trofei di tutte le cose praticamente relative al completamento al 100%. Bastardo. No. Alessio. Aia, stronzo. Aia. Maledetto Axelio. Axelu. Yeah. No, veramente io sto cercando di italianizzarlo.
Adesso te questa cosa che praticamente ti fa pescare 5 carte per 3 ticket ed è ottimo. Ho beccato tutte carte rare. Vediamo se riesco a raggiungere i 3 ticket. Se completi le missioni che ci sono attualmente, quella settimanale, quella e quella dei nemici, hai i 2 ticket. Non è che ci sono quelli del 60 come hai detto te. Ci sono quelli del livello 60 come hai detto te. Però te li fai piano piano. Dovresti riuscire a battere comunque tutti gli altri. Il che significa che per giro ne batti 8. Oh, ma qualcosa di utile sti stronzi me la possono dare. Comunque io qualche volta riesco anche a batterlo quello a livello 60. No, c'ho difficoltà. E anch'io, tranquillo che anch'io ho difficoltà. E sono a livello 55 o 56 adesso, non mi ricordo. Allora, ho salvato. Che chiudo un attimo e controllo le impostazioni. Ok. Allora, 102 finestre. Eccolo il mio nemico naturale, Margoil. Volete un panino? Tra l'altro dovrebbe avere debolezza contro un tipo di carta che forse è luce. Probabile. Solo che non ho carte luce equipaggiate nel deck. E non mi fa di avere magie di altri nuovi tipi. Sai che forse ce la faccio? Ho un sacco di salute e quasi morto. Sì, battuto. Buono. Ma che c'è in sottofondo? Come la trasmissione è finita? Che succede? Cosa? Forse senti la televisione dall'altra stanza, dimmi. Da me? Sì, sto sentendo... Boh, roba strana, sembra roba sul duce. No, è che cotone. Ah, ok. Però è appunto... un riferimento velato a quello. Allora. Non so se hai sentito. No, ero più distratto da questa cosa. Che succede? Ma che cazzo? Ok, credo che disattiverò le impostazioni che ho appena messo. Ciao Twilight Town, ciao! Ci vediamo il prossimo anno! Le risorse suggerirei in una fase. Cose molto strane accadono. Stai allontanando sempre di più. Hai rotto il gioco. Ok, proviamo a vedere mo. Hai rotto il gioco. Minchia. Ok, adesso non dovrebbe dare bug grafici. Spero. Ok. Grazie.
Dammi lo skateboard. Che poi era ora che ci penso, Roxas quando va contro Axel col doppio Keyblade, praticamente era acquistato la memoria di quando ero un nessuno. Non del tutto. Mancava ancora. Dice che gli mancano ancora delle lacune. Perché tipo, se fosse così dovrebbe aver recuperato tutte le abilità, tutte le magie. Questo è così. Secondo me semplicemente avevo un'idea. Aveva avuto dei flash che sono stati abbastanza da fargli arrivare la seconda, l'altra kill dopo il due Keyblade. Probabile. Stai facendo il cazzo di cane così con lo skateboard? No, sto facendo un giro per cercare gli scrigni. Ah, ok. Scusa, qua non c'erano scrigni. Boh. Dove si è? Comunque, il percorso dello skateboard di Twilight Town. Da-na. Da-na-na-na-na-na. E devi fare 1000 punti toccando terra solo 5 volte. È facile. Secondo come se schiacci di nuovo il tasto di salto per sbaglio ti conta come tentativo. Non sapevo se erano state più le vittorie o le sconfitte, ma di una cosa. Poi parti da terra praticamente. Quindi dovresti innanzitutto trovare un punto alto da cui saltare. Il mio sole grazie alla colonna. No, non ho vedere chi c'è. Oh no, io quei cosi li dovrò affrontare prima di Axel. Oh no. Non va bene. Ora non so se la loro vita è e quale sia, però è un male. Quei nemici per come sono messo adesso è un male. Oh merda. Qua abbiamo smentito la mia teoria della non ci può essere un nobody al posto di un Heartless e viceversa. Perché cosa?
ci sono Artless al posto di quei nobody. Ah, sì, sì. No, ma me lo immaginavo. Se c'è, se c'è della stronzaggine, c'è il 100, c'è al 100%. Ah, ma ora che ci penso, non ho visto che abilità c'ha la Kingdom Key. La Kingdom Key ha l'abilità di picchiare la gente. Finishing Plus. Ok. Ah, l'hai vista la lista completa delle canzoni di Melody of Memory? Sì, ma non conoscendo, non conoscendo le canzoni dal titolo, non mi dice molto, capisci? Mm-hmm. Comunque ci sono la versione di Darkness of the Unknown, quella contro Xemnas, cioè sia quella del 2 sia quella di 3D. Aspetta, quale fase però? Allora, allora quella di 3D è, cioè, è una sola. Invece quella del 2 non lo so, presumo ci sarà tutta, ma in versione ridotta, credo. Perché sennò sarebbe troppo lungo come cartone. Sì. O magari te la mettono con Xemnas Boss e ogni fase di Xemnas cambia, cambia la parte della canzone. Oh, che sia. Comunque non vedo l'ora. Darkness of the Unknown è una di quelle che voglio, voglio proprio pomparmi. Ti vedo che attacchi uno stereo enorme al computer a un al massimo e parte così. Uno di quei stereo grandi quanto un muro. Assolutamente. Defense boost. Aspettate, ne mangiate tutti. Queste sono le mie arachide offerte in sacrificio per voi. Sto mangiando arachide. Questa analogia mi è venuta perché per aprirlo devi spezzare la metà. Mm. Io mi ricordo che c'era una, che avevo sentito una volta la, come si dice, oh Cristo santo, oh Cristo, oh Cristo, ho detto, sto dicendo una preghiera per gli informatici, però non me la ricordo tutta, però faceva troppo ridere. Se sei un informatico, quindi io non la capirei. No vabbè, qualcosa la capiresti certamente. Ok, quello che devo fare è cercare di ammazzarli tutti contemporaneamente. No, no, no. Oh cazzo. Oh merda. Ho fatto un grave errore di calcolo. Vedi, avrei voluto fare informatica, solo che ho fatto matematica da schifo alle superiori. Mi sarei dovuto fermare almeno un anno a fare solo matematica. Ah, oh, ma secondo me no. Sì, perché fidati. Comunque, ma fidati, fidati. Ho visto gente che è partita con delle basi proprio, proprio basse, e comunque è riuscita ad andare avanti tranquillamente. Ma la mia base non è bassa, è praticamente sotto zero. E la Madonna, cos'è che sapevi fare? Praticamente l'ultima cosa che abbiamo fatto è accennare analisi, ma proprio accenno di striscio, che so che è quello che serve un sacco per l'informatica. Sì, perché c'è l'esame proprio di analisi.
Ma non posso fare l'RC, ma siete stronzi. Sì, lo sono. Qua c'è solo una cosa da fare. Picchiarle tutti. No. Sora? È il tuo turno di soffrire. Sora non soffre. Sora è troppo potente per soffrire. Allora, cosa posso fare? Con questa mod potrebbe capitarmi tutto, come potrebbe capitarmi niente. Oh merda. Dai, provo a vedere Disney Castle. Vediamo cosa ci propinqua. Io adesso sto facendo pratica per Melody of Memory. E con cosa stai facendo pratica? Prova a sentire la live e vedrai. Lo senti? Perché stai facendo il rumore con cambiando il comando. Yes. Cazzo, non c'ho manco fusioni. Qua mi sa che mi tocca farmare. Farmare. Sì, farmare. No, ma perché questo non è lo scontro obbligatorio ancora. Allora, l'unica cosa che mi potrebbe salvare il culo qui è Minnie. Aia. Merda. Ah, non c'ho magie. Ma scusa, non c'avevo un mag. Ah no, magnet era quadrato, ma non me l'ha messo. Sì. Porto quello con il corpo del tranquillo, te lo faccio vedere. Mm-hmm. Te lo faccio vedere come si deve mettere. Allora io c'ho un magnet e lo devo usare. Bravo Paperino. Anche se potevo usare un po' più tardi, ma vabbè. Aia, brutti stronzi. Ok, posso andarmene via. No, ho sbagliato. Porco Dio, ho sbagliato tasto.
Perché ce l'ho su triangolo, Cure? Che è la magia delle magie, non è così. Ok. No. Oh. Ma roba utile, qualcosa di utile, me la potete dare per cortesia? The game says nope. Sarebbe bellissimo se si potesse randomizzare i... ciò che può sintetizzare i Moguri. Sarebbe bellissimo. Prova a immaginarti fare l'ultima weapon con la cosa più, più scarsa che c'è nel... nella sintesi. Gli shard. Ok, gli shard sono diventati i cosetti di lava di Aladdin. Invece le bombe sono diventate i drill. Ok. Ok, sta andando bene qui. Niente di estremamente preoccupato. Oh cazzo. Oh no. Oh no. Oh no. L'RC giusto? No, non è. No, 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 non è l'RC. Il problema è che dopo la prossima stanza sarà strapiena di sniper. Oh, shit. Oh merda. Qua tutta la mia bravura dovrà dare sfoggio. Dovrò dare sfoggio di tutta la mia bravura. Dicendo Cure di solito la metti in cerchio? Sì. Qua dice X ma perché sono con i comandi giapponesi. Ma in realtà l'ho smesso come cerchio. Succate, stronzi. Mo c'ho la stanza piena di sniper. Sniper within sniper. Ah no. Ah no, non sono. Ok. Non sono cambiati. Non so perché, ma va bene. Sei più felice così, Oh, assolutamente sì. Una stanza piena di sniper non l'avrei mai potuto gestire. Perché sono da distanza. Sì, ma anche perché il numero è elevatissimo. Quanto danno di ex? Mamma mia. Mamma mia, danno un botto di ex. Se avessi avuto il multiplayer al 5 sarei salito di molto. Dodge roll, yes! Let's go. 69, nice! No, Minnie! Minnie. No, ma porco Dio, ma vedi che sono stupido. Ora sì. Oh, turn page, nice. It's free real estate. Vado subito a vedere cosa contiene. Ah, manca il doppio salto.
Come funziona l'uscire dal mondo? Cioè, se tu schiacci esci dal mondo normale, ti riporta alla Sì. stanza che normalmente ospita i data? Sì. Qui crono a livello 2. Nice. A livello fanboy, run. Qui crono poi. Cosa ti manca dell'abilità fondamentale? Allora, mi manca un bel po' di roba. C'ho da prendere scan, guard e il doppio salto mi serve. Scan che ci sarà. Scan è la prima cosa di cui ho bisogno. I'm Scarba. A posto di darmi scan, mi daranno scam. Oh no. Guarda, io sono sicuro che la scammata adesso me la becco con Pietro. Oddio. Però sarebbe bello vedere Lingering Will in bianco e nero. Sarebbe Vediamo. real. In realtà no, perché il Lingering Will è così potente che anche se dovrebbe essere in bianco e nero a colori. Ma perché non è cambiato lui? Cos'è? È randomizzato così tanto da essere... Aia! Porco zio! Porco... Da quando hai riavviato avevi già affrontato un boss. Ho solo affrontato il... come si chiama? Il Twilight Thorn, ma questo prima che cambiassimo di... Ma non riguardavano la mod. Erano cose grafiche semplicemente. E che purtroppo non ho un altro boss vicino per fare paragoni. Pensando che magari non si è attivato la randomizzazione del boss. Ma forse sì, sai perché? Ci sta mettendo un po' troppo a morire. Scusa, mica esiste un pit più forte di pit. No, ma magari ha preso altre statistiche. No, mi sembra che ci abbia troppa vita. Quando è morto? Pensavo fossi morto tu. Ci è mancato poco. Cazzo, però questi sono scontri tosti. Aspetta, hai raccolto, devi raccogliere tutta la roba che si trova al porto, però. Ah, hai ragione. Ma sono comunque tosti gli scontri. Mi servirebbe almeno guard. Ah, è vero, sono pure randomizzati. Dovrebbero essere pure randomizzati in teoria. Perché sono scontri forzati dal gioco. Tutti shadow. Oddio, tutti i shadow non è che mi dispiace. Appunto. Ok, un altro high jump. Infinite shard. Higher high jump. Slapshot, ne. Vabbè dai, prova a vedere, magari c'ho culo. Cool. Culo!
Volevi, guarda che fascia. Ah, ci sono i dusk, ok, si possono fare. Non con ste bombe, non con ste bombe. Merda, troppa gente, troppa. Au. Allora, è fattibile, basta usare un po' di più magnet. Magnetizza tutto. Ah, comunque per Zen, per Total Zemnas. Ah, le hai dato il coso. L'ho portato tanto di statistica. Vai, sì, mettetevi lì. Per fortuna, prima di andare in battaglia, dopo aver potenziato Rico, vedendo le statistiche di Rico, lo salvato. Non buono. Praticamente mi devo ancora la battaglia. Che culo, ho avuto culo. E tra l'altro il bastardo, quella mossa che si blocca sopra, sì, me l'ha fatto due volte dopo che ci sono tornato. Ma che ho perso una volta al secondo giro che avevo poco salute. Ok, guarda, avevo un pochino di salute in più. Ok, uno è andato, va bene. No, Italia, no. Allora, qua ci sono i martelli che sono i dusk e gli aeroplani che ancora non so cosa sono. Oh, cazzo, sono gli assassini. Saranno un dusk sempre. Magari ogni scontro no, non mi pare, almeno non da quello che ho visto finora. What? Ah! No, lo sapevo. Merda. Distrutto. Dai, venite fuori, stronzi. Oddio no, via. Via. No, fate via. Il lag, per Dio! Ricordami la lista delle ultime di quali giochi hanno la ultima weapon? Facciamo prima a fare così. Tutti tranne... tranne quale? 358 mi pare che non ci abbiano avere proprio ultima weapon, ultima weapon, diciamo. Altri non lo so. Vabbè, Union Cross teoricamente non credo ci abbiano ultima weapon attualmente. Ma vaffanculo, va. Che mi interessa. DPS mi ha detto che era una vera e propria ultima weapon o era un'arma simile come tipo d'effetto ma con un nome diverso? No, allora quella è un'altra. In BBS c'è la ultima weapon
che prendi facendo l'arena a livello 25, quello Villains Vendetta, e poi c'è quella che prendi con No Heart, che è una ultima weapon più potente. Ok. No, ce la posso fare a finirli, dai. Ok, quindi sarà roba, devo fare piano piano. Cosa dovrei fare l'arena con tutti e tre i personaggi? Ma te la dà comunque, te la dà comunque. Devi fare l'arena con tutti e tre perché te la dia. No, no, devi farla singolarmente per prenderti la ultima weapon. Cioè, ogni personaggio ce l'ha singolarmente. Ok, ok. Qua... No, ho visto uno che ha affrontato Terra a livello 9. Ha affrontato i missili sfigura a livello con Terra a livello 99. Senza comandi? No, no, con dei comandi però. Ah, quando ci ha messo a batterlo? Un paio di minuti. Tipo 3 minuti. Però è che devi capire, devi sapere come, che come schivare quando fa attacchi, perché con terra penso fosse in crit, comunque effettivamente resti in crit. Mi serve guard. Here, 5 guards. Furisa. Furisa. Adesso ho lui in mano. Furisa. Furisa era una cosa che non mi piace moltissimo. Ovvero? Che è il rifiuto di un altro colore, lo shading. È abbastanza leggero, però... si vede ed è bruttino. A molti piace lo shading. Oh, Wisdom, ok. Glide, ok. Oh, tutta roba buona. Che ha poco senso, secondo me. Perché insomma, lo shading è una tecnica che si utilizza per rendere le ombre in un mondo disegnato. Uh-huh. Non ha senso farlo su una figure che prende le luci e ombre dal mondo reale. Cazzo, dovevo usare la Wisdom, sono un idiota. Wisdoms. Hai abbandonato coso? Sì, per ora sì. Più che altro è... oltre al problema di danni, è un problema più che altro anche di tempo. Non credo che riuscirei a batterli prima di... prima che distruggano tutta la città. Che cazzo è? Ah, ok. No, ma... parapam pam parapam. Uff, che sonno. Ciao.
giovani che hanno bisogno di dormire. Ok, questo non è cambiato. Ma non è che magari non cambiano quando sono su schermo? No, non è possibile, anche prima è successo. Sarà perché è ancora in fase di sviluppo, forse. Io, meno male che... No, va bene. Ah sì, stavo dicendo, il moltiplicatore alle fusioni l'hai messo? A 5. Ti sto chiedendo perché hai detto che non l'hai messo alla... Quattro. Al livello. No, è per la persona, ci può stare che non ci sia. Però ho fatto vedere la foto della prima di quadrone con la traccia di quella di quella di Goku. Forse no. Minchia, sto morendo. Beh. Oppure che si sia buggato. Quando cazzo è stata l'ultima volta che ho salvato? 750. Mannaggia la madonna. In morale non posso neanche farmelo scendere. Come cazzo faccio? Sono softlockato. Dio madonna. Porca. Questo sicuramente perché non si sono randomizzati i nemici. Oddio. Quando a cazzo è stato l'ultima volta che ho salvato? Ti prego dimmi che ero con... Dio, perché? Mi pare che tu abbia salvato appena sei arrivato nel mondo. Porca madonna! Conosco il tuo dolore. Ci manco salvastati. No, come mai finiti? No, non ne ho fatti semplicemente. Mannaggia la miseria. Miseria della miseria. Della managgia. E mo? Non c'ho voglia di rifare tutto. Ma secondo me questo è... Vado a prendere la fusione, va. Ah sì, mi sembra che forse l'avevi già inviato sta foto. Dicevo, praticamente mi sono rotto in Italia per questione di immagine, in quanto uscivano un sacco di calciatori e gambette esistenti. E quindi una volta, quindi non ho potuto continuare a pubblicare la serie. E praticamente sono 56 volumi,
Ah, 60 euro. Non è male. Ah. Che succede? Che succede? Perché fai A? Perché mi sto stiracchiando. No, vedi? Cioè, qua mi stanno scammando. No, c'è il triangolo, porco! Ma porca di quella mignotta, oh. Porca di quella porca. Ma porca di quella puttana, di quella puttana. Allora. Come? Che problemi stai avendo? No, semplicemente stavo... Mo sono dalla bestia e vediamo cosa posso prendere. Ah, ti sei entrato in fusione per sbaglio? No, stavo solamente pensando se uscire e rientrare dal mondo. Che finisci il mondo, se puoi rientrare nel mondo poi. Mm-hmm. Sì? Non ti fa scegliere il coso, il... No, non ti fa scegliere i punti di salvataggio, ti rimette nell'ultimo in cui sei stato. Sconveniente così però. Lo so. Dateci la selezione. Penso che sia un po' difficile da implementare. No, no, prendi la schermata di selezione, quella che c'è nel viaggio tra i mondi normale. Oh, yeah. E la metti lì al posto dell'opzione che avresti quando chiedi di entrare per i data. Dovrebbe essere impossibile. Shadow Archive, mi piace. Parapapapapa. Pusha, sora, pusha! Lo stiamo pushando! Checco, pusha! No! No! Perché? No, perché è una citazione a Ciccio Gamer, non si sa mai che mi denunzi. Perché? No, povero Ciccio, è simpatico. Sì, ma dico, sono me, non può denunciarti. C'è gente che lo fa, c'è gente che prova a denunciare per dei meme. Quanti dicono la loro causa per aver denunciato per dei meme? Probabilmente zero. Appunto. Allora, no! Perché non avevo... No. Non mi faccio aiutare... No, dovrei raccogliere gli scrigni. Ah no, ok, grazie al cielo.
Ah, è vero, c'ho cometa. C'ho il limite, porco cane, lo potevo usare anche prima. Ma sono un imbecille. Ma porca troia. Quanta vita c'ha? Tutta. No, non mi faccio aiutare. Non voglio farmi aiutare dal sorcio. Fatti aiutare dal sorcio. Minchia, gli mancava uno sputo. Fatti aiutare dal sorcio. No. Entra nella tua scuola. Non lo faccio a livello 1, lo faccio qui. No, mai. Perché è una boss fight normale. Io con questa boss fight ho sempre problemi. Sì. Tipo, immagino Topolino adesso che arriva. Sora, ma che cazzo fai? Ma sei ricoglionito? Oh. Gianni. Ti fichi chi mi superi? No. No, no, no. Ma qui siamo family friendly. Come vorrebbe la Disney. Certo, proprio family friendly. Eia, tra una bestemmia e un'altra bestemmia che non sei in prendo. Ah! Oh, che palle non avere guard. No, sono in no. Ma porca troia. Oh, finalmente, ok. Ok, oh. No, no, che cos'è? Che cosa? Cos'è sta roba? No, 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 fermi tutti. No, ho sbagliato. Perché c'ho io la quadratria? Oh cazzo, sono randomizzati anche questi nemici. Ok, quindi i pipistrelli sono le... quelle specie di torri. Che dove voglio ogni singolo scrigno con terrasolo guard. Ci ritroverai a avere mille guard delle sue abilità. No, 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 no. Ma che? Oh Madonna.
Forse l'aiuto del sorcio mi servirà. Join the social side. Mai, non dopo quello che ha fatto al trono. In realtà ciò rende il trono più forte. Arco. No! Ah! Ci posso riuscire, ci devo riuscire. La stronzaggine del videogiocatore è in me. Tenuto triangolo. No, mo spamma sta mossa. No, no, cazzo. Ok, mo si fa così. Metto magnet anche su triangolo. Così. Si salva stata e si va. Oh. Bene. Che piace. No! Ok, so come fare. Mi hai fatto spaventare. Ok, so come fare per sto stronzo. Ah, sì. Funziona. Ok, ma devo fare attenzione a questi cosi. Vaffanculo. Ok. Ok, ma devo fare attenzione. Paperino, porca di quella puttana! Madonna! Madonna! Papero stupido! Sto papero di merda! Cristo, come hanno fatto a cucinarlo? A non cucinarlo, non lo so!
Guarda, lo dovevano fare nel 3. Con tutti gli ingredienti che trovavano dovevano farci proprio una cena spettacolare. Ok. Ok, allora uno lo posso ammazzare. L'importante è non ammazzare, non ammazzare l'altro. No, 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 ho fatto la cazzata, ho fatto la cazzata. No, 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 no. Non puoi sapere quanto è al campiano. Perché non ho fatto l'RC, era vinta. Perché il tuo corpo sa che vuole arrendersi al topo. Ma è vinta, devo solamente... È vinta, cazzo, ho trovato la strategia giusta. Sì, ma il tuo corpo ti dirà che vuole arrendersi al topo. Vaffanculo il sorcio. Povero. No. La Disney era alleata da giovine, però adesso è mia nemica. Ti ricordo che stai giocando proprietà Disney. E qui ci lavora anche Square Enix. Anzi, è per lo più Square Enix il lavoro. Il lavoro sì, ma comunque è proprietà Disney. E vabbè, cosa faranno? Mi impediranno di giocarci? Ah, ah. Non possono. No, semplicemente ti picchieranno perché fai perché sì. Okay. Mi mandano gli avvocati. No, no, ti picchiano. Dice che ci sono persone fatte apposta anche per quello. Può essere. Non quello, quello Sora. Non quello, quello, quello. No, porca di quella mignotta. Mi prego, non mi softlocka, non mi... Ok. Ti prego, Sora, ammiralo come si deve. Sì, vaffanculo! Senza usare il sorcio, vaffanculo. Ma il sorcio è tuo amico. Questa è strategia. Questa è strategia. Il sorcio ti vuole bene. Il sorcio ti ama. Oh, Trinity Limit, questa mi servirà. Ok. Oh.
Allora, già se riesco a finire sto mondo, dai. Allora, questo lo voglio, questo lo voglio, questo vabbè. Ok, va bene. I think this will do the trick. Stavo pensando. Da quando vuoi chiudere? Vediamo se riesco a finire il mondo. Quindi non manca tanto. Come? La prima visita finisce quando batti quell'Heartless che diventa invisibile? Sì, sì. O vuoi finire anche la seconda? No, 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 solo la prima. La seconda credo che neanche la reggerei. A meno che non trovi qualcosa di buono. Dubito. Il tuo anelato Garden. Ma Garden non basta, mi sa. Dovrei. Ma neanche se trovo Thunder potrebbe bastare. Vediamo, vediamo. Peccato, devo pensare agli scontri che ci sono forzati. Oh, che cazzo. Oh, porco zio. Basta. Ma no, perché altro basta che dica please master, please. Perché c'è una parte dove Allora, fammi pensare. No, non ne vale la pena.
Vola Sora, vola! Wiii, bro. Ah, devo andare da Bell prima. Come? Bella! Bella! Bella frate! Io non mi stavo riferendo a una cosa specifica. Che rimuovi? Ah, sì! Bella! Bella! What's up? In effetti tendo a guardare più le serie TV che i film in inglese. Perché? Anzi, voglio provare Tech Flash. Stai fermo! Stai fermo! No! No! Me l'ho dimenticato! Adesso c'è, sono vivo. Avere la wisdom a questo punto del gioco è più rotto di quanto mi aspettassi. Sì. Sì, perché ci sono un sacco di nemici che puoi colpire a distanza. E non hanno difese particolari perché. No, semplicemente sì. I loro attacchi non hanno il range sufficiente per colpirti. Ah, ok, mentre più avanti ce l'hanno? Sì, più avanti sono più... Yuffie, ciao Yuffie. Ok, adesso sappiamo che i boss sono randomizzati. Aspetta Yuffie. Ok, finito. GG Ads. Che i boss randomizzati avranno il range di quelli che dovrebbero essere? I boss randomizzati hanno il range di quelli che dovrebbero essere? Il range. Range. Ah, il range. No, allora i boss randomizzati sono proprio con i loro attacchi diversi, cioè utilizzano i loro attacchi. Cioè, quindi se ti capita un boss da endgame
all'inizio il vantaggio che hai con la Wisdom non regge. Sì, esatto. Ma sai che, visto che ci ho messo così poco, provo a rivedere se riesco a farmi Land of Dragons. Dai, vediamo se riesco a farlo veloce. Sperando che non crashi, per Dio. Intanto salva per arrivi. Non ho già salvato, ci ho provveduto. Exclusion. Quella vera però. Ok, mo con tutta la roba qua ce la dovrei fare. No vabbè, qua non avevo problemi. Il problema è che si è crashato, Cristo. Non darmi cose mo, Mulan. Che ti dà la droga. Pensavo che avresti fatto un commento sul fatto che si chiama Ping in questo momento e non Mulan. No, perché lo so. Il gioco sa. Ma state fermi, per Dio. Cosa? Aia! Oh, fanno male se ti prendo sti cosetti, eh. Vabbè. The moment of truth. Will the game crash? Or I will be crushed? Explosion. Mi sa che crasherà. Ho questo dubbio. Cristo santo, quanti cazzo sono? Nada, si è bloccato di nuovo. Proviamo a fare il terzo, va. Quanto vorrei avere Blizzard? Fighissimo. Ma prima o poi qualcosa del genere se la dovrà prendere Sora. Non si molla quella in mente che quello ci fa prima. Thunder, mi piace. Ok, proviamo a rifarlo mo. No, non va. Sicuramente ricrescerà di nuovo. Hai visto qualcosa?
Niente, non va. Allora, cosa sono due? O lo disattivo e lo riattivo poi, oppure boh. Vabbè, io per ora chiudo qui. Che cosa dovresti disattivare e riattivare? La randomizer dei nemici. Vabbè, io chiudo qua. Ok. Chiudo la live. Detto.